Siamo con Daniele Vella, è stato nel 2014 alle ultime elezioni comunali lo sfidante di Patrizio Cinque al ballottaggio, uscito sconfitto al ballottaggio. Sono passati 4 anni, quello amministrativo e politico è stato un percorso irto di ostacoli per questa amministrazione che voi in quanto opposizione, anche se tu non sei all'interno delle istituzioni del comune, avete combattuto. Manca un anno alle prossime elezioni comunali. In città si respira già l'aria di campagna elettorale, le formazioni politiche cercano di organizzarsi per capire il da farsi. Innanzitutto a te vogliamo chiedere un bilancio di quelli che sono stati gli ultimi anni di amministrazione del Movimento 5 Stelle. Bah, se dovessimo fare un bilancio onesto di quella che è stata l'amministrazione del Movimento 5 Stelle, dobbiamo dire che certamente è un bilancio insufficiente. Quelli che erano i due nodi cruciali e che dovevano essere affrontati con forza subito dalla nuova amministrazione erano il risanamento dei conti pubblici e certamente la situazione dei rifiuti. E sul primo, ossia il risanamento dei conti, si parla di dissesto nel dissesto. Non siamo ancora usciti dal dissesto e non si ha certezza su quelle che sono le condizioni finanziarie di questo comune. Per quanto riguarda i rifiuti, al di là di un apprezzabile sforzo per avviare la differenziata che anche noi sosteniamo, non si è sciolto il nodo cruciale, siamo ancora all'interno di quello che è un sistema ingarbugliato, poco chiaro, e la città è sporca, abbandonata, seppur non vi sono più i cassonetti, dobbiamo dire che vi è una distribuzione dei rifiuti in tutta la città, centro storico, periferia, aspra e quindi zone abbandonate. Poi ci sono altri ragionamenti da fare, ossia è venuto meno quel senso di comunità diffusa, quel dialogo e quei valori che dovrebbero essere alla base di una città come Bagheria, nella quale tutti dovrebbero fare la loro parte e dobbiamo fare la nostra parte per aiutare lo sviluppo di questa città. Questo è venuto meno e si deve necessariamente ricominciare da mettere al centro il valore di comunità e il valore del dialogo. Non mi dilungo su altri aspetti, la progettazione, la programmazione. Non vi è stata un'opera pubblica degna di tale nome, un evento culturale degno di tale nome, un dialogo con quelle che sono la rete degli imprenditori, delle scuole, del mondo della cultura, la valorizzazione dei talenti. È stata una città che è andata in letargo per 5 anni e sopra questo letargo certamente adesso sarà ancora più difficile costruirla, ma dobbiamo certamente darci una smossa tutti. 5 anni fa, nel 2014, il giudizio sulla classe politica uscente, potremmo così dire, che aveva sfiduciato il sindaco Lomeo in seguito allo scandalo del cimitero, che tra l'altro non pare ancora essersi conclusa, è recente la notizia che c'è stato un supplemento di indagine da parte dei carabinieri, sono stati effettuati ulteriori scavi, infatti proprio al cimitero comunale. Ecco, la classe politica uscente fu sonoramente bocciata alle urne. Secondo te le condizioni a distanza di 4 anni sono cambiate, possono cambiare? Che prospettive ci sono? Di certo i cittadini che hanno tributato al 5 Stelle al ballottaggio un voto importante si sono accorti che solamente con gli slogan non si amministra una città e si amministra invece con la competenza, con i programmi, lavorando giorno per giorno e con una squadra all'altezza degli obiettivi che bisogna darsi. E allora qual è il percorso secondo me, secondo noi, che ci deve accompagnare alla prossima sfida? E c'è la possibilità che la città capisca che effettivamente questa competenza va ricercata, ma aspetta anche a noi fare subito tutti un passo indietro rispetto alle proprie ambizioni personali, mettere al centro quello che è il valore di comunità, mettere al centro un programma, stabilire 2 o 3 obiettivi all'interno di un programma più largo che siano principali e fondamentali: il decoro, la pulizia della città, ristabilire una normale attività amministrativa all'interno del comune, servizi ai cittadini che siano degni di tale nome e quindi quello che può essere anche una politica dell'ascolto che deve essere intrapresa subito e altri obiettivi, rilanciare il mondo della cultura, rilanciare il dialogo con le scuole,
scuole, rimettersi a progettare, a ricercare finanziamenti europei, parlare con gli imprenditori che lavorano in questa città e con sforzi enormi continua a dare lavoro a tanti bagheresi. E questi sono solo alcuni. Come pensi si possa intraprendere questo percorso? Si intraprende certamente mettendo da lato, ho detto, le ambizioni personali e anche le sigle, io ritengo, di partito, e dando vita a quella che è una svolta civica, che ci porti verso un'alleanza larga, un'alleanza del fare, fare cose concrete, e attorno a questa svolta civica racchiudere le energie migliori di questa città. Noi non dobbiamo fare il tutti contro il 5 Stelle, sarebbe sbagliato, dobbiamo valorizzare anche quello di positivo che c'è, dobbiamo invece selezionare le energie migliori per poter governare, amministrare e dare una normale amministrazione alla città di Bagheria.